Libro antico molto particolare, sembra una scatola e dentro cosa potrò contenere? Se mi apri con molta attenzione potrei scoprire che cosa nascondo, ma prima guarda bene come sono fatto e cerca delle informazioni, dei particolari, degli indizi. Ecco sì, alcune parti sono disegnate e colorate e poi sul lato ci sono delle scritte. Piante non officinales, piante officinales. Mistero. Sei curioso? Vuoi capire meglio cosa contengo? Continua a scoprire. Sciogliendo i lacci troverai che sono fatto di tanti fogli piegati, dove ci sono testi scritti in una lingua difficile da leggere e in una calligrafia particolare. Ma quello che è ancora più interessante è che le protagoniste sono le piante, incollate con molta precisione. Si vedono le foglie, si vedono i fiori, i semi. Esse raccontano una storia, forse la storia del convento dove sono stato trovato, forse la storia delle essenze che tanti tanti anni fa erano nei boschi e nelle coltivazioni della campagna toscana. Una natura fatta di specie diverse ai miei tempi e chissà se dopo 100-200 anni il paesaggio sarà ancora così. Ho raccolto piante che descrivono l'ambiente naturale e l'uso che ne veniva fatto per documentare, conservare e tramandare. L'erbario è proprio questo, è proprio uno strumento per imparare a riconoscere le piante. Questo erbario è costituito da più di 100 campioni, c'è la malva, il riso, il geranio, il mughetto e tante altre che venivano usate per preparare i medicamenti o che crescevano spontanei nella campagna. Se guardi bene, ci sono descritte le indicazioni per come usare le erbe nella tradizione della medicina del nostro convento. Si chiamano postille mediche ed hanno un valore per lo studio delle proprietà medicinali delle piante, che è stato tramandato nel tempo ed ha permesso di scoprire l'utilizzo di fusti, fogli sminuzzati e lavorati per combattere alcune malattie. Ecco che cos'è un erbario. Ecco che l'erbario con le sue piante può essere studiato nel tempo, osservato e rimane così in eterno.